Nessuno è esentato dal collaborare, a seconda delle proprie capacità, è impegnato a collaborare per il raggiungimento e lo sviluppo del bene comune, così come tutti hanno il diritto di fruire delle condizioni di vita sociale che risultino da questa ricerca del bene comune. E qua si può ricordare l'insegnamento di Pio XI, quanto mai attuale. Bisogna procurare che la distribuzione dei beni creati, la quale ognuno vede quant'oro sia causa di disagio, per il grande squilibrio fra i pochi straricchi e gli innumerevoli indigenti, venga ricondotta alla conformità con le norme del bene comune e della giustizia sociale. Quindi bene comune, giustizia sociale, qualcosa di inscindibile. E la responsabilità di perseguire il bene comune a chi compete? Allo Stato certamente, ma lo Stato da solo, coi suoi ordinamenti, non può farlo. Compete innanzitutto alle singole persone. Questo è il punto, è quello che deve essere ricordato e che viene ricordato anche nella dottrina sociale della Chiesa, è che la prima forma in cui si assolve a questo compito è un rinnovamento interiore di ciascuno. Le istituzioni sociali non possono da sé garantire meccanicamente o meccanicisticamente il bene di tutti. L'interno rinnovamento dello spirito e del proprio impegno deve precedere quello che poi si realizza attraverso le istituzioni. Concludendo questo breve intervento, è necessario quindi, servono ancora i cattolici in politica? La risposta non può che essere positiva. La domanda che mi pongo, quanti cattolici degni di questo nome sono in politica, si impegnano in politica, quanto il rinnovamento interiore è stato propedeutico a un impegno che abbia nel perseguimento del bene comune, in quello spirito di servizio, parola che è uscita dal vocabolario perché è abusata e non praticata, e invece quello che è il perseguimento di una giustizia sociale, oltre che alla difesa dei valori cosiddetti irrinunciabili, ma anche Papa Francesco ha ricordato da poco che insieme ai valori cosiddetti non rinunciabili, anche i valori rinunciabili sono importanti, soprattutto quando sono legati alle condizioni reali. Un temperamento del diritto di proprietà con le esigenze di solidarietà, un equilibrio fra diritto all'intrapresa e interesse individuale rispetto alle ricadute collettive, una concezione dello Stato al servizio della persona e non viceversa, un impegno nei propri limiti per contribuire all'edificazione di una casa comune che sia veramente percepita come tale. Voglio concludere ricordando una frase che mi fa piacere ricordare sempre, perché è quanto mai attuale, fu profetico 50 anni fa Papa Paolo VI a ricordarlo, chi ha di mestiere un po' l'educatore in qualche modo a tenere presente. La nostra epoca ha bisogno di testimoni, non di maestri. Se un maestro è riconosciuto come tale perché testimonia. Quindi io penso che l'importante sia testimoniare, ognuno con i suoi limiti, ma con quel rinnovamento interiore senza il quale la testimonianza non può avvenire. Grazie. Thank you.
quando c'erano dei partiti, dei militanti, un legame strettissimo fra parrocchie, territorio, partito politico. C'erano persone che ci credevano fino in fondo e insieme ai pastori rappresentavano l'humus di un'Italia che c'è poco. Quello era il cattolicesimo, era la cultura cattolica. E faceva sì che poi i rappresentanti di quella cultura, laddove fossero eletti in Parlamento, erano costretti dentro quella cultura. Era un po' la cultura della maggioranza, era un po' una cultura con cui si aveva a che fare tutti i giorni. Assistevamo a una condivisione di quei valori a livello generale. E quindi non poteva farne a meno il rappresentante eletto, anche se non ci credeva, anche se non ci credeva. Tant'è che l'adagio, quando si è passato da questo stato di cose al nuovo stato di cose, è stato quello di dire: ma tutto sommato è meglio uno che non ci crede ma che difende i nostri valori rispetto a quello che è integerrimo in famiglia, è perfetto con i figli, va tutte le domeniche a messa, ma poi non fa le battaglie di bandiera. Sbagliatissimo. Abbiamo affossato totalmente la cultura cattolica in questo modo. Totalmente. Perché che cosa è successo con questa impostazione? Che chi poi si è avuto a che fare con lacrime e sangue delle leggi, degli emendamenti, delle commissioni parlamentari, non ci credeva, non ci credeva, non ci credeva. E quindi nell'assuefazione a un mondo che sempre più si andava secolarizzando, il relativismo e tutti i canoni che non c'erano più, inevitabilmente se non c'hai quella tempra, quell'energia, quella forza vitale che ti viene dalla comunione la domenica in chiesa, non ce la fai, soccombi, non hai l'intelligenza, non hai la creatività, non hai la capacità di trovare dentro quel testo la soluzione che deve essere condivisa da chi non crede. E allora oggi non serve questo tipo di cattolico in politica, non serve, è totalmente inutile. Abbiamo bisogno di credenti, credenti. Io stamane ero al convegno della World Medical Association insieme alla Pontificia Accademia per la Vita, dove il Papa ha mandato il messaggio sul tema dell'accanimento terapeutico e la proporzionalità. Hanno parlato quattro esponenti delle grandi religioni: Islam, ovviamente la nostra religione cattolica, comunità ebraica, un ortodosso. Quello che veniva fuori era che erano persone che ci credevano nelle cose che dicevano, ma perché avevano dietro una vita nei loro sacramenti autentica, forte. E alla fine, nonostante delle divaricazioni su alcuni punti, tutti convergevano verso un comune sentire, verso quello che poi ha bene semplificato Papa Francesco in quel messaggio. Oh, che per inciso si noti bene, non è un via libera al disegno di legge al Senato, perché siccome dai titoli dei telegiornali sembra che Papa Francesco ha avallato il disegno di legge che pende al Senato, ha detto esattamente il contrario, e cioè il disegno di legge che pende al Senato non è un disegno di legge sul fine vita. Non è vero che è un disegno di legge sul fine vita, Papa Francesco parlava del fine vita, di quel momento in cui l'accanimento assume, la proporzionalità assume una dimensione dove certo che la tensione personale, la percezione personale è una bussola di capire se quello è sopportabile o non è sopportabile il male. Ma il disegno di legge è pacifico che si occupa di consenso informato, di dichiarazioni anticipate di trattamento, a prescindere dal momento storico nel quale ci si trovi. E quindi non è quello il disegno di legge, anzi quel disegno di legge dovrebbe essere emendato e inserire che la legge funziona purché ci si trovi nella situazione di fine vita. Quindi questo va subito chiarito, altrimenti ci troviamo davanti anche noi a un'assuefazione di titoli di telegiornali e magari di un mondo anche politico che domani mattina dirà: appoggiamo quella legge, votiamola perché l'ha detto anche il Papa. Chiusa parentesi. E allora oggi la mia impressione è che il credente cattolico, ma anche non cattolico, certo che è decisivo nella rappresentazione politica che sarà dell'Italia dei prossimi anni, perché forse è uno dei pochi che fa una scommessa, che poiché la vita non finisce qua sulla terra, perché questo poi è il succo dei credenti,
Significa che tutte le soluzioni che pone in essere, le pone in essere in un'ottica di valorizzazione della persona a 360 gradi, perché quella persona trovi il più possibile dei percorsi vicini al suo bene, che ritiene possa essere anche il bene un domani nell'eternità. Allora i credenti così, poco importa che si faccia un partito, poco importa che si vadano a riesumare le vecchie categorie del Novecento, poco importa, anzi ritengo fuorviante che si parli di cattolici in politica, perché diventa un alibi per alcuni, che è stato detto bene dal magnifico rettore della Sapienza, magari non lo sono fino in fondo, e però ammantati di una certa appartenenza poi entrano in quel circuito che gli fa fare dei pasticci. Perché poi quando si trovano davanti a un mondo, ripeto, secolarizzato, e lì ci vuole solo l'intelligenza, perché tanto tutte le leggi del Parlamento da ormai 30 anni a questa parte sono, come usiamo dire noi, leggi imperfette che quindi non corrisponderanno mai a un'etica cattolica. Ed è bene che siano così, eh? Non è che ci sogniamo di dire che ci vorrebbe, però sappiamo anche che ci sono dei punti di non ritorno all'interno di quelle leggi. E trovare quei punti di non ritorno, cosiddetti non negoziabili, è complicatissimo, è difficilissimo. Ci vuole veramente tanta tenacia e tanta anche forza del credente. Io ricordo, per 13 anni ho collaborato con una personalità politica che è stato capo dello Stato fino al 1999. E lui mi raccontava che ai tempi della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista negli anni 70 a un certo punto si incontravano le due delegazioni quando si discuteva delle leggi eticamente sensibili, allora il divorzio, l'aborto, e ci fu anche una proposta di alcuni della delegazione del Partito Comunista di mettere in trattativa un'eventuale entrata al governo con una di quelle leggi. E la delegazione democristiana rispose: non ci appartiene questo tema. Non possiamo metterlo sul tavolo, fa parte della coscienza nostra che di credenti. Non ci potete chiedere questo anche in senso positivo, eh? Cioè era un tema che non entrava nelle trattative. Quanto è lontano quel tempo rispetto forse a questa approvazione al Senato del DDL sul biotestamento, che sembrerebbe essere invece legato a una tattica di consenso dentro il centro-sinistra. E quelli erano credenti autentici. Allora, la mia non è stata una risposta dissacrante, perché davvero all'interno del testo e degli autori ci sono veri credenti. Però è questo il profilo che mi piace sollevare in questa discussione, non tanto quella dei cattolici. Vi ringrazio. Grazie per questa provocazione anche di carattere storico, che immagino richiamerà commenti da parte anche dei presenti. Prende ora la parola il presidente Fausto Bertinotti, che ringraziamo ancora. Buonasera, grazie molte per questo invito che ho accolto con grande piacere, anche se con qualche difficoltà, non la difficoltà di raccogliere l'invito, ma difficoltà di esprimermi qui, insomma, di fronte a voi, di fronte a temi così impegnativi e con una connotazione che chiede da parte di chi a questo mondo non appartiene un atteggiamento di rispetto che credo si manifesti anche attraverso un bisogno di essere più vicini possibile alla propria verità e quindi a testimoniare anche in un dialogo laddove esistono le diversità di posizioni. Ora, vorrei dire subito due cose, quasi in premessa. La prima è che per quello che mi riguarda, ma diciamo così, ho un diverso coinvolgimento rispetto a molti di loro, vorrei lasciare depositare le parole del Pontefice dette oggi, perché penso che, vista l'autorevolezza e la capacità di ascolto che ha potuto registrare il Pontefice in tutta la sua missione, anche in questo caso pronunciandosi su un tema così difficile e impegnativo, penso che sia bene determinare una pausa di riflessione per tutti, di ascoltare
Naturalmente la propensione più lontana dalla mia è quella in qualche modo di usare le sue parole per poter in qualche modo mettermi sulla scia. Però mi sembrano parole molto importanti, questo vuol dire, meritevole di ascolto, come sempre, ma in questo caso sono dette con una, a me pare, con una delicatezza e con un'attenzione al problema che già questa è un viatico assai significativo per lo sviluppo di un confronto e di un dialogo fruttuoso. A me, spero di non essere troppo imprudente, venivano in mente certe parole del Cardinale Martini che mi sembravano consonanti con questa riflessione, ma ripeto, a me sembravano così, non è detto che possano essere così interpretati da tutti. Questa è la prima. La seconda osservazione, che per fortuna ho sentito in questi ultimi tempi anche da parte molto autorevole, appartenente al mondo cattolico, alle sue istituzioni, è l'appello a smettere di considerare così centrale la legge rispetto alla vita e alla vita sociale. Questo primato della legge che noi deriviamo dal Novecento e dallo statalismo del Novecento, in realtà è un, come si può dire, è un deposito malato anche di grandi tradizioni. Con ciò naturalmente non voglio dire, non così esponendo una sorta di anarchismo di ritorno all'irrilevanza della legge, ma insisto sulla sua non centralità, sul carattere invece centrale della testimonianza nella vita, nella relazione con l'altro, nella relazione, la centralità della relazione, in cui anche le cose che venivano citate poco fa, cioè quello della testimonianza, badate, in questo periodo secondo me particolarmente rilevante, nel momento in cui il rapporto tra le parole e i fatti risulta in politica così sconnesso, il problema della testimonianza si pone con una acutezza particolare, assai diversa secondo me, assai più drammaticamente acuta che non nel secondo dopoguerra italiano, quando grandi organizzazioni in qualche modo testimoniavano di una fedeltà e di una continuità di rapporto. E la testimonianza per tutti i credenti, quale che sia la loro fede, secondo me è anche una sfida, la parola è orribile, ma anche la sfida nella capacità attraverso la testimonianza di mostrare un'attrazione nei confronti degli altri, attraverso la testimonianza, attraverso la propria capacità di donare vita, oltre che di vivere, attraverso la quale guadagnare quella forza di comunicazione, di dialogo e di consenso che non può venire soltanto dall'esposizione di una Weltanschauung, di una dottrina o anche di un credo. La parola che a me ha incuriosito di questo titolo, che lei ha sottoposto anche un po' a critica, ma insomma forse anche no, dico forse anche no perché io, sostituendo a cattolici altre definizioni, mi sentirei tranquillamente di ripeterla anche per parte che mi appartengono. Per esempio, se non vi fa scandalo, servono ancora i comunisti in politica, per esempio, laddove il punto cruciale, almeno per me, è in quel ancora. In quel ancora. Ancora qui è molto impegnativo per quelli a cui si rivolge. Chiede una domanda non fatta di astuzie, di furbizie. Chiede in qualche modo di mettersi a nudo. Ancora rispetto, è evidente che rispetto a ieri. Ed è un rispetto a ieri con un doppio che parla da un lato di una continuità, vogliamo chiamarla così, la tradizione, per le tradizioni, ognuno per la propria tradizione, e peraltro verso la discontinuità richiesta dal nuovo mondo in cui entri, o in cui secondo me sei già entrato. Molti di noi, qui c'è Luciano Violante, che diciamo, seppure molto, molto diversi come siamo, abbiamo appartenuto alle stesse famiglie, quante volte abbiamo usato, Luciano, la formula di Gramsci, la fase drammatica della transizione, quello in cui il mondo in cui siamo vissuti è ormai irrimediabilmente alle nostre spalle e il mondo nuovo tarda ad affacciarsi, no? Questa fase di transizione che coinvolge le identità, le relazioni, i rapporti umani, la storia personale e collettiva di ognuno. Ecco, dov'è la diversità del mondo in cui viviamo? Beh, secondo me la discontinuità è radicale. Cioè, io penso davvero che un mondo sia finito. Quello del Novecento, un mondo finito, con tutte le storie politiche che gli hanno appartenuto, tutte,
secondo me, senza eccezione alcuna, sono state travolte dall'avvento di una nuova organizzazione del mondo nella quale sono mutate sia la società, l'organizzazione della società, cioè i rapporti sociali, e non solo quelli di produzione, i rapporti sociali in generale. Ci tornerò poi un minuto solo su questo punto, dato che il mutamento che si propone, secondo me, è davvero radicale e, lasciatemi dire una cosa forte, e mette in dubbio l'umano nella sua prospettiva, che non vuol dire che finisca così, ma vuol dire che è problematico il destino che ci sta di fronte nel nuovo ciclo che viviamo, parlo del destino dell'umano, e dall'altra parte viviamo, è stato detto, una crisi delle istituzioni che io sono al solito per estremizzare, per radicalizzare. Le istituzioni sono ormai delle costruzioni sempre più artificiali senza popolo. E non parlo della sovranità nazionale, parlo della sovranità popolare. Parlo cioè di una costruzione che rende le classi dirigenti progressivamente sottratte alla sovranità popolare e che contribuiscono a costruire delle istituzioni che consentano il governo senza consenso. Un governo cioè in una forma sostanzialmente eterodiretta, in larghissima misura eterodiretta, e attraverso la quale le tecnologie con le quali si organizza, si istituzionalizza la costruzione del consenso può fare a meno tranquillamente della maggioranza delle popolazioni, come del resto in larga misura stiamo già assistendo. Cioè, scusate la rozzezza, stiamo vivendo un esodo del popolo dalle istituzioni e dalla politica in Europa. Che fa venire in mente la famosa domanda di Eliot, che voi conoscete meglio di me, siete più prossimi, diciamo, alla domanda di Eliot. La ricordate? In un momento di crisi della Chiesa, Eliot chiede, ma è la Chiesa che ha abbandonato il popolo o è il popolo che ha abbandonato la Chiesa? L'interrogativo si può riproporre oggi. La risposta, secondo me, è più drammaticamente semplice di quella che investiva Eliot, perché secondo me non c'è dubbio, è la Chiesa che ha abbandonato il popolo. Cioè, per Chiesa intendo le istituzioni, sia quelle, diciamo, con la I maiuscola, sia le istituzioni che i popoli si sono dati nella loro attraversata, nella loro costruzione, i partiti, le organizzazioni di massa. Questo esodo fa sì che la domanda riposta sull'ancora sia necessaria. Ecco, cioè questo voglio dire. È una domanda indispensabile a chi voglia continuare a pensarsi nella politica. Non può eludere questo. Ancora è possibile. Ancora, e questo ancora, vorrei dire, investe tutte le grandi famiglie della politica del Novecento. Tutte. Naturalmente questo non vuol dire che non ci possa definire personalmente. Un'altra cosa, sto parlando rispetto alla definizione di forza politica. Buttiglione in un saggio al solito, insomma, molto sollecitante, molto intelligente, che dice sacrosantamente che tu c'hai un insieme di damnatio memoriae e di nostalgia. Guardate che questa è una definizione impeccabile. Vale persino per dei regimi ottusi. La Germania dell'Est, come sapete, si è visto persino nei film, ha vissuto una stagione di nostalgia. Vi pare possibile essere nostalgici della DDR? Eppure sì. Ma non solo perché eri più giovane. Non è questo il punto. È che la damnatio memoriae e la nostalgia stanno insieme per una ragione di fondo: la derealizzazione di te nella società contemporanea. E questo, quello che tiene insieme queste due cose apparentemente contraddittorie è che oggi tu sei senza padre e senza madre, sei orfano, sei cioè in una condizione di solitudine rispetto al quale la solidarietà coatta del tempo passato ti sembra preferibile. Allora, oggi nessuna forza politica può dire erede dicebamus. Non lo può dire la Democrazia Cristiana,
a maggior ragione non lo può dire il Partito Comunista, dico a maggior ragione per via di questo piccolo incidente che è l'Unione Sovietica, ecco, cioè, quindi a maggior ragione non lo può dire. Intendiamoci, ognuno personalmente, legittimamente può definirsi così. Se tu mi chiedi cosa sei tu, io ti rispondo comunista. Guarda, so benissimo l'approssimazione, il carattere persino fuorviante, ma se me lo chiedi, così ti rispondo. Preferirei risponderti sindacalista, ma siccome non mi definisce politicamente, ti dico comunista. Perché? Perché voglio testimoniarti che una idea non muore se muoiono i suoi protagonisti principali nella storia. Diceva Walter Benjamin che ci sono delle vicende della storia di sconfitte che chiedono il balzo di tigre, cioè il balzo di tigre, cioè che chiedono di ripescare ciò che li aveva animati, in questo caso l'eguaglianza, per riproiettarla diversamente nel futuro. Per cui se uno mi dice, per esempio, che sono un democratico cristiano, lui personalmente, perché no? Quello che non puoi pensare è di rifare il Partito Comunista e di rifare la Democrazia Cristiana. Perché? Perché quella costruzione storica era connessa a una vicenda, per farla breve. Tutte queste storie politiche di cui noi parliamo, per parlare della discontinuità rispetto ad esse, sono legate alla storia del secondo dopoguerra in Italia. Cioè, sì, c'è il Novecento, ma più che il Novecento c'è la Costituzione Repubblicana. Perché le famiglie di cui parliamo, quella democratico-cristiana, quella comunista, quella liberale, si confrontano in una costruzione di un'idea di società, appunto una costruzione democratica e programmatica, in cui fanno un'operazione che io vi voglio proporre con passione, perché di tutte le cose da cui dobbiamo uscire, questa invece, secondo me, balzo di tigre, andrebbe recuperata. Ed è l'idea secondo cui per essere d'accordo sui principi, so di dire un punto di sofferenza qui tra noi, non è necessario essere d'accordo sulle cause prime dei medesimi, cioè sui valori, come diceva giustamente Maritain. Cioè, a noi ha insegnato che questo è un punto cardine. Cioè, nella Costituzione è iscritto una etica pubblica o no? Sì. Ciò, la politica che la Costituzione esprime e invoca ha una sua costruzione etica fondata proprio sull'autonomia della politica, come avrebbe detto Franco Rodano, cioè fondata sulla sua capacità in proprio di ancorarsi a un principio etico e a tradurlo in un rapporto con l'esperienza e con la pratica, in che cosa? In linee programmatiche su cui sei d'accordo. L'articolo 3 della Costituzione, ma davvero non voglio rubarvi altro tempo, è un monumento di questa idea. Prendete la parola per parola e vedete che c'è dentro il personalismo cattolico, l'eguaglianza della tradizione del movimento operaio, eccetera, il principio liberale dell'articolazione della società. Perché? Perché hanno fatto un'operazione acrobatica con cui si sono messi d'accordo sulle parole o c'era un'ispirazione? E ancora, seconda domanda, ancora più importante. Quella mozione che chiamo etica nasceva solo nelle teste di quei protagonisti o da una vicenda storica gigantesca che aveva visto 55 milioni di morti nella seconda guerra mondiale e l'abisso di Auschwitz e l'esigenza di una rinascita dell'umanità che metteva a prova tutti e che quindi chiedeva a tutti di confluire nella costruzione di una nuova idea di società? Questo è stato il patrimonio su cui comunisti, democratico-cristiani si sono scontrati, ma dentro, anche nei momenti più drammatici di conflitto, quella cornice comune che consentiva, come diceva poco fa il Presidente Violante, di avere un conflitto nella società e una copartecipazione e collaborazione nelle istituzioni. Non è una doppiezza cinica, no, è un'idea di organizzazione della società. E il fatto che tu metti in comune la costruzione delle istituzioni democratiche, in nome delle quali può valere il principio di maggioranza, perché altrimenti non vale, e contemporaneamente, nel mio linguaggio, avere il conflitto sociale come elemento di costruzione della democrazia, eccetera, eccetera. Per cui, se adesso fatemi citare una cosa che mi piace molto, naturalmente, lo Statuto dei diritti dei lavoratori nasce così,
E qua, lo Statuto dei diritti del lavoratore, la sua nascita, è quasi calligraficamente la descrizione di questa ispirazione. Hai il conflitto sociale dell'autunno caldo, aspro, potentissimo, la capacità nella società di costruire il contratto prima della legge, prima le parti sociali costruiscono il contratto, quel contratto alimenta, lievita un'idea di programma che viene raccolta da un ministro democratico cristiano come Donat Cattin e in collaborazione con altri a costruire lo Statuto dei diritti dei lavoratori, cioè a costruire la legge dopo che la società aveva promosso. Ecco. Cosa voglio dire? Voglio dire che nell'epoca che abbiamo vissuto c'era quello che molti cattolici chiamano l'evidenza, cioè l'evidenza della democrazia vivente, di quella democrazia che Dossetti chiamava in Costituzione democrazia integrale e che Togliatti chiamava democrazia progressiva, ma che era in entrambi i casi un'idea di partecipazione popolare alla formazione attraverso la democrazia, compresa la democrazia rappresentativa, compresa, non esclusivamente attraverso la democrazia rappresentativa, a costruire questa, diciamo, nuova organizzazione della società. Ecco, la mia tesi è che siccome questo mondo è stato sconfitto, questa evidenza è scomparsa, non c'è più questa evidenza. La Chiesa, naturalmente sto parlando di istituzioni, la Chiesa cattolica resiste assai di più, per ragioni evidenti, anche persino a me evidenti, quindi, ma quelle invece secolari, molto di meno, perché questa evidenza democratica è scomparsa. L'abbandono da parte della Chiesa, del popolo, è stato considerato in tanta parte un tradimento, non di sé, della missione, della vocazione che costituiva il tuo impegno nella società civile. Tanto è vero che vivono moltitudini di esperienze associative, di solidarietà, di organizzazione, in condizioni però prepolitiche. Perché, diciamo, perché appunto si è spezzato quella connessione. E qui proprio finisco. Ma allora, insomma, secondo me vale la domanda nella Bibbia di Isaia. Sentinella, quanto resta della notte? E temo che resti tanto, tanto della notte. Allora il problema, quell'ancora, secondo me è una mozione troppo ottimistica. Perché invece, se quello che ho detto ha un senso, il problema è ricominciare da capo. Naturalmente, facendo i conti con la tradizione, non si può ricominciare. Cioè, il novismo è orribile. Il novismo è la terra della perdizione. Il novismo è la terra in cui tu sei sussunto al meccanismo che non ti chiede partecipazione. E badate, lasciatemi dire una cosa. Io penso che questo capitalismo, diversamente da quello precedente, che pure non amavo, ma diversamente da quello precedente, ha un'ambizione smisurata, che lo rende nemico non solo delle grandi fedi politiche, ma anche dalle grandi fedi religiose. Perché questo capitalismo ha l'ambizione di costruire una nuova antropologia, ha l'idea di costruire un uomo nuovo che, come nei regimi totalitari era minaccioso di, questo è minaccioso del tuo umano. È l'idea, cioè, che attraverso questa combinazione di tecnica, scienza e nuovo potere capitalistico si costruisca un plasmare l'uomo nuovo tanto da farlo diventare un inerte meccanismo che funziona automaticamente, in cui l'individualismo mercantile è la cultura di appoggio a questa sussunzione del nuovo uomo servo al meccanismo. Per questo bisogna ricominciare da capo. E per questo il ricominciare da capo, ho finito davvero, è la ricostruzione del popolo. Se al popolo è stata tolta sovranità, il popolo deve riconquistare sovranità e politica. Ancora Buttiglione scrive una cosa
che gli proporrei di estendere, o almeno di consentirci di utilizzare tutti, scrive, adesso non so, non lo troverò subito naturalmente, ma scrive che la democrazia cristiana non può essere ricostruita come tale, mi pare che lo dica a un certo punto, e dice invece che non può essere un partito ma una funzione, cito a memoria quindi potrei sbagliare, che è una funzione, e che eccolo qui, c'è bisogno della democrazia cristiana per ricostruire l'unità tra intellettuali e popolo. La democrazia cristiana non è un partito ma una funzione in difesa della democrazia e dei valori fondamentali di cultura popolare. Io penso che questo sia il compito della politica oggi, della politica tua che sei un cattolico in politica, della politica mia che sono un comunista che ci vuole riprovare su un terreno diverso, suo che è un liberale che ha l'idea della dignità della persona. Questo è il punto fondamentale. E a conferma che non sto barando, la formula intellettuali e popolo, la seconda volta che lo cito, è la formula, una delle formule più canoniche di Antonio Gramsci, quella in cui diceva che la possibilità dell'intellettuale di capire il mondo si fonda sulla connessione sentimentale con il popolo. Un intellettuale senza la connessione sentimentale contro il popolo è cieco. Allora questa, appunto, adesso naturalmente sorrido, da Buttiglione a Gramsci, potremmo assumere, diciamo, una linea, ho approfittato del fatto che non c'è, potremmo assumere questa come un'ispirazione, piuttosto che ancora servono i nella ricostruzione della politica, secondo me sia due condizioni. La prima, come ho detto, è autenticità di vita, la testimonianza, e la seconda è il dialogo. Il dialogo tra le diverse fedi che pensano attraverso le quali di sottrarsi al dominio di questa nuova macchina che incombe su di noi. Grazie. Grazie Presidente. Un paio di brevissime sottolineature. Innanzitutto mi piace molto quello che abbiamo sentito, che non tutto deve essere governato per legge, no? E anche l'argomento che ci occupa questa sera rientra in questa categoria. Quanto al titolo del nostro libro, il Presidente Bertinotti ha sottolineato l'ancora, l'avverbio. Io sottolineerei il verbo, servono, ma servono a chi? Forse ce lo dirà l'onorevole Binetti, che ha coordinato i lavori, servono a chi? E infine il Presidente Bertinotti ha sottolineato la caduta dell'evidenza democratica. Io direi la caduta dell'evidenza etica, perché è questo qui il vero dramma, la caduta dell'evidenza etica, tanto per dire il gender, tutte queste cose, la caduta della evidenza etica ha provocato anche la caduta dell'evidenza democratica. Ma ascoltiamo il Presidente Violante. Grazie. Ecco, alla domanda che è titolo di questo libro io rispondo sì, e questo intervento che faccio serve a motivare questo mio sì. Ho conosciuto tre modi di essere dei cattolici nella politica. I cattolici del governo, 48-80 più o meno. I cattolici della legittimazione, anni 90, quando ci si rivolte ai cattolici per essere legittimati. Sì, sono cattolico, ma anche di persone, come dire, in dubbio, come dire, però quello serviva a legittimarsi. E poi il cattolicissimo dei valori, che vedo come oggi necessario, e spiego perché, che è quello di questo periodo. Noi viviamo in una fase di bulimia dei mezzi e di deserto dei fini. Siamo pieni di regole, ma siamo deboli sul terreno, su dove devono condurci queste regole. Anche perché
stiamo vivendo una fase nella quale c'era un costituzionista tedesco prima del Novecento che, parlando dei partiti politici, disse: i partiti hanno la grande funzione di incorporare le masse nello Stato. Oggi diciamo che i partiti si stanno incorporando nelle masse, nel senso che stanno uscendo dal senso di responsabilità di essere classe dirigente e stanno inseguendo il sentire diffuso. Poi quale sia questo sentire volta per volta, ognuno si sceglie il suo, perché è talmente, come dire, scomposto il meccanismo che produce questo. Allora, in questo quadro noi abbiamo bisogno di un sistema di valori. Non solo per cominciare a stabilire questa bulimia dei mezzi dove ci deve portare, per ridurre la bulimia dei mezzi, perché sono tutto d'accordo con Fausto, la legge è l'ultima ratio, guardate, fatelo dire insomma, da uno che ha studiato questo, che fa giurista, insomma, perché la legge è l'ultima ratio, interviene quando non c'è nient'altro da fare, quando nessuna agenzia regola quel conflitto, quando nessun soggetto è in grado di stabilire un principio al quale si aderisce, a quel punto entra la legge. Ma se la legge è la prima ratio, non più l'ultima, è chiaro, come dire, che il terreno è infarcito di regole molto spesso contraddittorie, molto spesso ambigue, e dalle quali poi non si riesce ad uscire. In questo quadro, allora, il problema del sistema dei valori è importante non solo per stabilire le finalità, ma anche per sciogliere alcune ambiguità. Oggi è la giornata di pomeriggio di Buttiglione, perché nel suo intervento Buttiglione fa riferimento al doppio significato che si è dato alla dignità della persona, no? Nel senso che i cattolici hanno detto dignità della persona, nel senso che i valori di fondo che conosciamo della persona. Dall'altra parte, dignità della persona, che la persona può fare quello che vuole, perché altrimenti sono due, la parola è la stessa, ma il significato è completamente diverso. È l'orientamento dei valori che ci spiega di cosa stiamo parlando quando parliamo di dignità della persona. Abbiamo usato la stessa parola, è stata usata nel dibattito parlamentare la stessa parola per dire cose completamente, completamente diverse. E lei parlava del valore della persona prima. E dobbiamo cominciare a ragionare attorno a questi fondamentali. Che cosa intendiamo per valore della persona? E aprire una discussione più improntata all'etica della persuasione che all'etica dell'asserzione. Ora, se mi è permesso di fare una rispettosissima critica, ho avuto l'impressione, ma non solo adesso, diciamo negli ultimi anni, che i cattolici in politica hanno testimoniato la loro verità, ma si sono preoccupati poco di persuadere gli altri su quella verità. Chiedo scusa. Nel senso che non è automatico il dire una cosa e che gli altri sono d'accordo. Devi spiegare prima perché gli altri stanno sbagliando, quali sono le conseguenze, su che scivolo si stanno ponendo, seguendo i meccanismi relativistici, e poi dopo devi dire perché, come si rimedia questo. Ecco, ho avuto questa impressione, lo dico, ripeto, con rispetto per tutte le cose che sappiamo. Monsignor Luzzi parlava della democrazia sostanziale e democrazia formale. È un tema complicatissimo. Ci fu una polemica negli anni 60 con Norberto Bobbio che descrisse la democrazia come procedura. E alcuni dissero: scusa, bisogna vedere cosa c'è in quella procedura. La democrazia non è soltanto maggioranza, minoranza, elezioni, governo. No, poi dentro tutto questo ci sono dei contenuti. E quali sono questi contenuti? E ci fu un dibattito molto serio. Lei ci richiama la democrazia sostanziale. Diciamo un equilibrio tra democrazia sostanziale e democrazia formale. Democrazia sostanziale che si afferma attraverso procedure, e procedure che hanno al centro alcuni valori di fondo che vanno realizzati. Lo dico perché alcuni regimi hanno parlato di sé come regimi della democrazia sostanziale, che però non era democrazia. E quindi un equilibrio tra queste cose credo che sia fondamentale, anche perché il relativismo etico non ci porta alla democrazia. Il relativismo etico stranamente appare il massimo di democrazia possibile, ma favorisce soggetti più forti, che nel relativismo, come dire, giocano i rapporti di forza. Se tutto è uguale a tutto, è chiaro che il punto poi chi ha più energia da spendere la spende e la impone. Ecco, quindi è in questo quadro che io trovo la necessità di
di porre una discussione di fondo sui valori. Lo dico perché mi pare che Paola, nel suo saggio, nel suo intervento, e l'ha detto anche nel dibattito parlamentare, ha posto il problema del rapporto tra la necessità del dialogo e la necessità della coerenza. No? Io devo dialogare perché in Parlamento si sta tra persone diverse e tra esperienze politiche diverse che devono confrontarsi, altrimenti non sarebbero, ognuno starebbe come da casa sua o in altri posti. Poiché ci si trova nello stesso posto, si sta lì per trovare un punto d'intesa e di soluzione. Naturalmente però questo punto d'intesa non si può fare tutto quello che è oggetto di negoziazione. Io dico magari che ci sono i non necessari nella negoziazione. Sono rispettosamente contrario all'espressione dei valori non negoziabili, ma tu fai un cenno su questa cosa, no? Nel senso che se uno comincia a dire questo valore non negoziabile, allora è finita. È finito ed è abbandonato tutto il rapporto di forza, non la persuasione, a quello che c'era prima. E però ci sono anche i non necessari nel dialogo, nella negoziazione. A un certo punto, poi, scusate su questo, questo ci dispiace, no, ma questo riguarda la politica, riguarda la vita delle persone. Quando capita di parlare alle persone più giovani, ragazzi, università, capita di dire, guardate che ciascuno di noi deve avere un no. E se non ce l'ha, preoccupatevi. Se tutto può essere sì, c'è qualcosa che non funziona. Non c'è una gerarchia di valori, appunto, non c'è un punto. Ecco, così anche credo che sia nella politica. E se la politica è spostare forze, e richiamo un tema, la persuasione è indispensabile, e lo sforzo della persuasione è indispensabile. Altrimenti su cosa il valore che il credente cattolico pone nel dibattito politico o è suscettibile di essere condiviso, mi pare che lo dicesse lei, anche da chi o diversamente credente o non credente, però sta attento a quel tipo di valori, e allora, come dire, è un dato di crescita. Altrimenti è un dato soltanto identitario, che va benissimo, ma non in questa sede dove se facciamo lo scontro di identità non usciamo vivi, insomma. Discutendo prima, parlando rapidamente prima, mi riferivo al doppio standard che usarono Democrazia Cristiana e Partito Comunista nel secolo scorso. Cioè in Parlamento si collabora e nella società si combatte. Ma la lotta nella società non impediva assolutamente la collaborazione in Parlamento. E la collaborazione in Parlamento non impediva, perché la lotta nella società era quella identitaria. La lotta in Parlamento era quella della responsabilità. Cioè devi trovare soluzioni perché il Paese deve andare avanti. E quindi si trova soluzioni. Ci fu, Fausto lo ricorderà, una polemica che fecero i radicali negli anni Ottanta sul fatto che la gran parte delle leggi passavano col consenso, con l'astensione del Partito Comunista. Era vero. Però i comunisti, tra cui anch'io, in quel tempo ero in Parlamento, non ebbero il coraggio di dire sì e spiegare perché. Spiegare perché? Perché il Paese, ma la lotta la facciamo qui, di qui spostiamo le forze, col risultato di quello che c'è nella società lo portiamo in Parlamento e questa è la te. Quando sei là devi chiudere. Il conflitto non può essere eterno, deve avere un momento di chiusura. C'è una pagina molto bella di Machiavelli dove lui spiega nei discorsi sulla prima decada di Tito Livio che la grandezza della Repubblica Romana era quella di mettere un confine al conflitto. Dopo a un certo punto bisogna chiuderlo. Bisogna definirlo, non si può andare avanti. Ecco, qui c'è una questione che io credo non sia inutile ricordare. Quando ci fu lo scontro per il divorzio, su che cosa ritrovò il punto di equilibrio? Sul referendum. Nel senso, diceva, a questo punto però si faccia la legge sul referendum, di modo che noi, disse la Democrazia, noi puoi fare voi il referendum. Va bene, un punto di equilibrio giusto. Si fece prima la legge sul referendum, non so, forse non si fidavano, e dopo si fece la legge sul divorzio, e poi si fece il referendum, che è bell'esito che sapete. Sull'interruzione volontaria della gravidanza ci fu il secondo punto, l'obiezione di coscienza, riconoscere l'obiezione di coscienza come momento di equilibrio tra le due cose. Allora, quando c'è un intento di trovare un punto di equilibrio,
bisogna anche uscire dal confine stretto della formulazione della norma, bisogna vedere se fuori di formulazione ci può essere un terreno sul quale io recupero quello che perdo con la formulazione della norma, non so se è chiaro, e questo è proprio della sapienza, diciamo così, della gestione parlamentare. Ecco, fermo questo, io credo che dobbiamo anche tenere presente di una cosa, che senza valori non ci sono legami neanche nella società. I legami non possono essere ispirati soltanto dal principio di convenienza, perché quelli sono legami fragili. Cioè, o sei dentro, perché non dobbiamo trasformare la nostra democrazia in democrazia delle solitudini, in cui ciascuno pensa di vivere perché può fare quello che vuole, più o meno alcune cose e così. Non è questo. Ma perciò, anche in questo senso, io credo che una presenza seria, rispettosa delle opinioni degli altri, ma dei valori cattolici servono. Dobbiamo costruire comunità. E guardate che la trasformazione dei partiti, le comunità politiche, a strutture verticali caporalizzate, cioè con caporali che discendono uno dall'altro, è uno dei grandi fattori di crisi della società politica. Perché se non c'è una comunità, guardate, non c'è neanche un'etica. Perché la democrazia del leader non può avere un'etica, perché l'etica non può essere quella di uno solo. È la comunità che elabora i suoi valori e definisce un codice etico, che non è necessario scrivere. Quando si cominciano a scrivere i codici etici vuol dire che non c'è etica, scusate. Se devi stare a giocare sulle parole per definire i valori etici vuol dire che è già persa, perché stai giuridicizzando l'etica e quindi stai uscendo dall'etica. Ecco, e teniamo conto, e mi avvio a concludere, che noi critichiamo molto il populismo, però guardate, c'è l'elitismo dall'altra parte, che non è meno pericoloso del populismo. Voglio dire, le classi dirigenti che siano se stesse come l'elite sono necessarie in democrazia, se poi quell'elite si apre. Ma se la elite si chiude, a me è capitato di essere negli Stati Uniti quando c'era la campagna elettorale per la presidenza e ebbi la fortuna di assistere a un discorso di Trump, a un discorso della signora Clinton. Di Trump non capivo quasi niente. Mi rivolsi al mio vicino e dissi, ma cosa sta dicendo? E lui disse, don't worry, non ti preoccupare, dirty words, parolacce. Tra le poche cose che capivo che quello parlava dei forgotten, dei dimenticati, bianchi, poveri, a cui le banche avevano ripreso la casa perché erano finite la bolla immobiliare, con i figli o le figlie disoccupate, era un problema. Trump si poneva come rappresentante di questa cosa. Senti prima Trump, una settimana dopo circa mi capitò di assistere a Yale a un discorso del signor Clinton che parlava dell'eguaglianza dei neri, va benissimo, degli immigrati, va benissimo, degli omosessuali, va benissimo, e i bianchi poveri non c'entravano. Allora, come mettiamo? Cioè, confondere il politicamente corretto con una strategia politica è uno degli errori drammatici delle classi liberal-democratiche e social-democratiche, che sono uscite dalla politica dell'emancipazione e sono collocate sul piano della buona educazione, che sempre va bene essere educati, però se poi quell'educazione serve a qualcosa, se serve soltanto all'elitismo a configurare te stessa come soggetto ben educato, ben vestito, ben profumato, che parla correttamente, e però l'azione politica ha anche bisogno di altro e si caratterizza per altro. Ed è significativo come le forze che tradizionalmente non sono collocate sul terreno pienamente democratico sono molto più sentite vicine, come dire, ai soggetti che sono ai margini della società. Quando si dice Trump disse una cosa, io amo gli ignoranti, no? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io, e tra l'altro la stessa cosa, c'era un articolo su un quotidiano italiano l'altro giorno, si rivolgeva a un dirigente politico, senza far nomi, insomma, che ha qualche problema con i congiuntivi, si dice, il quale però, avendo sbagliato un po' di robe geografiche, dice però il popolo è d'accordo con lui. Perché? Certamente non puoi dileggiare qualcuno perché non sa dove si trova Venezuela, il Cile o compagnia bella,
Questa è una cosa che ci può far sorridere tra noi, ma guardate che poi quando usciamo per la strada è totalmente indifferente la gente a questo tipo di questioni, non è su questo terreno. Questo appunto è politicamente educato, corretto, è politica, ma no, non c'entra niente, so, con lo spostamento di forze, con l'emancipazione che è proprio di un'azione politica democratica. Ecco, allora io credo che abbiamo anche il problema dell'elitismo davanti a noi, non soltanto quello del populismo, di queste classi dirigenti che si chiudono in se stesse, rinunciano alla direzione della società e con la responsabilità che questo comporta, e inseguono i sentimenti. Il sondaggio è un sentimento, ma io decido non perché ho una scala di valori dentro di me e voglio realizzarla e voglio attuarla, ma decido sulla base che quello che mi ha detto un qualche sondaggista di fiducia che pensa il paese su questo o su quest'altro, vedi, lì non c'è più la questione dei valori. Il valore consiste nell'incorporarti nelle masse, come dicevo prima, nell'essere dentro il flusso, non di dirigere il flusso. E credo che questo sia un punto di crisi, debolezza della democrazia. Ecco, queste sono le ragioni per le quali io penso che sia che la risposta è sì, la mia risposta. Lo dico da non cattolico, credente ma non cattolico. E infine, insomma, qui c'è la questione dei doveri e della responsabilità. Perché l'avanzata famelica dei diritti, in cui ogni desiderio è suscettibile di diventare diritto, è un punto che deve essere anche quello oggetto di discussione. È possibile che tutto ciò che si desidera diventa diritto? Tenendo presente che quel diritto corrisponde all'obbligo di qualcun altro, che non viene mai in luce, perché l'unica cosa che viene in luce è la dichiarazione del diritto. È un tema, è capitato tempo fa, Stefano Rodotà scrisse un libro molto bello, Il diritto di avere i diritti. E scrissi uno, io poco dopo, meno bello di quello di Stefano, Il dovere di avere doveri, perché mi sembra che i doveri sono... Non esistono diritti in un sistema, in una società che non abbia doveri, è una finzione. Perché o c'è una piattaforma di legami sui quali costruisci i diritti, ma se i legami non ci sono, ogni diritto diventa un'arma puntata contro l'altro. Non diventa un modo di realizzare te stesso se non c'è anche una piattaforma. È il problema della responsabilità. Guardate che io lo chiedo a voi, chi parla di doveri oggi nella nostra società? C'è qualcuno? C'è un'autorità politica, morale, spirituale che parla di doveri? O tutti quanti parliamo solo di diritti? E come mai? Siamo tutti quanti presi da questa ruota che gira come i criceti nella cosa, perché bisogna dire diritti, 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 e poi dopo non ci accorgiamo che stiamo promettendo cose che non siamo in grado di mantenere. Io capisco che per chi fa il dirigente politico è difficile parlare di doveri, ma guardate, se qualcuno avesse il coraggio di farlo, prima svolgerebbe una funzione pedagogica fondamentale, secondo si assumerebbe l'onere di direzione, terzo, prima o dopo, guardate che i cittadini capiscono che l'altra hanno preso in giro. Ecco, queste sono, perché alla fine, finisco, non si può fare tutto quello che si può fare. Possiamo essere d'accordo su questo? Che non si può fare tutto quello che si può fare, cioè che la praticabilità tecnica di una cosa non corrisponde alla praticabilità morale, etica, giuridica, eccetera. C'è stato l'altro giorno, c'è stato ventieri negli Stati Uniti, un intervento sul DNA di una persona, no, che ha segmentato un DNA, benissimo. C'è un altro tipo di intervento, che non è questo, è un altro, che è quella dell'intrusione del DNA di elementi modificativi delle caratteristiche della persona. È bene che cominciamo a discuterne. Che se decido di avere gli occhi azzurri, di essere biondo perfettamente ariano e così via, questo è una roba che va bene. L'eugenetica successiva, diciamo così, è qualcosa che corrisponde. Ma guardate che se non c'è una gerarchia di valori, qualcuno dice, vabbè, si può fare, lo faccio. Allora, ecco, per tutte queste ragioni, io credo che sia importante una risposta positiva a questa domanda, con una piccola precisazione, spero che me la permettiate, quella di concepire l'essere cattolici anche, come dire, come un obbligo di persuasione. Non sono con un obbligo identitario. Grazie.
Grazie per questo intervento, come sempre illuminante, che ha portato ulteriori elementi alla nostra discussione. Sono presenti qui alcuni autori del libro e quindi questo è il momento per prendere la parola. Forse potrebbe incominciare la coordinatrice, visto che anche ha il nome qui sulla... Professore, dopo la Binetti, io dovrei andare via. Dopo la Binetti. Tanto grazie a tutti per essere presenti qui numerosi e grazie davvero a questo parterre di relatori. Potrei cogliere fior da fiore alcune delle cose dette dagli uni e dagli altri che mi trovano d'accordo e in qualche modo sfumare alcune delle cose dette. Però mi piace cominciare anche a me dal titolo, no? Non c'è dubbio che oggi l'essere cattolico richiede a ognuno di noi una profonda rielaborazione di quelli che costituiscono i valori, i principi, anche lo stesso stile di vita. Non si può pensare che l'essere cattolico sia una realtà cristallizzata, è una realtà che va profondamente contestualizzata. E va contestualizzata alla luce di quello che è il quadro culturale di riferimento, di quelli che sono anche il quadro politico concreto in cui noi siamo immersi. Proprio per mantenere la fedeltà è necessario declinarla in una quotidianità che è una costante risposta alle sollecitazioni che si presentano. Non si potrebbe, per esempio, immaginare l'essere cattolici, lo dico questo al Presidente Violante, senza, come dire, ritornare a quello che è il testo fondamentale dei cattolici, che è il Vangelo, ma non lo dico in questo momento solo il Vangelo come ricchezza di contenuti, ma il Vangelo proprio come annuncio, quindi come comunicazione, quindi come persuasione. Non esiste oggi la possibilità di pensare un cattolicesimo che non si faccia vita, che non si faccia comunicazione, che non si faccia partecipazione. Il punto è che per poter realizzare questi step successivi è necessario non soltanto che io sappia che cosa voglio dire, ma è fondamentale che io sappia anche a chi la voglio dire e perché gliela voglio dire. Cioè non è sufficiente che io mi interessi solo del tema e del contenuto, debbo interessarmi profondamente del soggetto a cui mi sto rivolgendo in questo momento. Nel testo, parlando di consenso informato, anche perché fa parte di una delle convinzioni profonde anche del nostro agire come in questo caso professori di una facoltà di medicina, si dice: prima di chiederti che cos'ha questa malattia, chiediti chi è il malato che hai di fronte. Allora, parafrasando in questa situazione, ti direi: prima di chiederti di che cosa vuoi convincere questa persona, oppure che cosa vuoi comunicare relativamente a questo tema, chiediti chi è la persona alla quale vuoi comunicarla. E questo è proprio la rielaborazione strutturale della dimensione di un'antropologia che abbia il suo punto di riferimento non solo nell'uomo nella sua singolarità, ma nella relazione come apertura verso l'altro e come il principale dei valori non negoziabili, che è l'altro come persona, come altro da me, ma nello stesso tempo come persona alla quale io devo offrire, per così dire, il meglio di quello che io penso, di quello che io credo. Glielo offro, non perché glielo imponga, glielo propongo. Nel dibattito parlamentare su questi valori, credo che tutta l'Aula ci abbia dato atto, e qui vedo l'amico Palmieri, ma insomma tutti i colleghi con cui abbiamo condiviso questo impegno, c'è sempre stato uno sforzo di argomentare e c'è sempre stato uno sforzo di argomentare ricorrendo a quelle categorie del pensiero che non sono quelle, per così dire, confessionali, ma che sono quelle proprio dei valori umani di ognuno di noi. Credo che hanno citato molto di più Papa Francesco
e tutti i riferimenti dottrinali possibili. I nostri colleghi, i più a sinistra, l'hanno citato, ci sono dei colleghi carissimi che sicuramente il Presidente conosce, che l'hanno citato molto di più di quanto non l'abbiamo citato noi, oserei dire a volte perfino con un eccesso di pudore, no? Ma proprio perché non ci venisse, come dire, imputato a colpa il fatto di ancorare le nostre argomentazioni a valori che peraltro ci sono carissimi e sono proprio profondamente, come dire, nel pudore stesso delle nostre convinzioni. Ma oggi sono tempi duri per un'argomentazione che guardi al credo, anche perché se voi mi chiedete qual è l'atto fondamentale, è l'atto fondamentale proprio il credo, no? Cioè, quindi quando tu, Alberto, parli di credenti prima ancora che di cattolicesimo come etichetta, io ti dico che è vero che noi dobbiamo ritrovare il senso del io credo e interrogarci profondamente su che cosa io credo. In fondo, apparentemente noi questa battaglia l'abbiamo persa, lo sapete tutti, il libro lo dice, dà addirittura i numeri e quasi nominativi delle persone che hanno, come dire, votato contro la legge perché legati a una tradizione diversa. Ma quello che noi abbiamo trovato in questo nostro confronto interno, prima di tutto, il valore dell'amicizia politica. Il libro dice veramente che sono tutte persone di un partito diverso. E dico, ça va sans dire, basta aprire i giornali tutti i giorni per capire se a destra, se a sinistra, e per carità fraterna non parlo del centro, ma voglio dire come quanto è aperta una dialettica conflittiva. Bene, noi abbiamo ritrovato il senso di una, diciamo, nel significato che gli dava Monsignor Leuzzi, il senso di una carità politica che è fatta del rispetto, perché anche nell'identità c'è una diversità, quindi del rispetto. Noi ci stiamo strutturando tutti sulla via del distinguo, no? Il distinguersi sembra la garanzia dell'intelligenza, della libertà e dell'autonomia, laddove invece il convergere potrebbe essere letto come una forma di, come dire, assuefazione passiva, viceversa. Abbiamo ritrovato il valore dell'unità e abbiamo trovato il valore dell'unità ancora una volta proprio con il coraggio che dà l'idea che stiamo parlando della coerenza dei cattolici, pensando che l'ultimo messaggio del Signore prima di andare al patì, prima di morire sulla croce, la preghiera ultima del Signore è stata ut omnes unum sint, è stata una preghiera sull'unità. E io devo dire che nel mio agire politico quotidiano riscopro sempre di più la saggezza umana di quella preghiera, oltre che evidentemente la saggezza anche, diciamo, tra virgolette, orientata davvero alla primitiva comunità cristiana e alla primitiva Chiesa. Ma è nel senso, è quell'unità che fondamenta la famiglia, è quell'unità che fondamenta anche il lavoro politico di tutti noi. Ed è il primo dei valori che noi vogliamo cercare di ricostruire, di riproporci. Quindi servono ancora i cattolici in politica? Servono, se in questo servizio c'è una riscoperta dell'essenza di alcuni principi dell'agire umano. E l'unità è un valore, non è uniformità, non è appiattimento, non è rinuncia a un diritto di opposizione, non è la rinuncia alla vis polemica. È la capacità di integrare il proprio punto di vista con il punto di vista degli altri per realizzare un obiettivo che in qualche modo va oltre noi stessi. Questa è una delle cose forse più belle che noi abbiamo ricavato da questo e che in un certo senso ci sentiamo anche di consegnare, per così dire, alla nuova legislatura, ma a ognuno nel suo contesto, alla sinistra nella sua sinistra, al centro-destra nel suo centro-destra, al centro per quello che è nel centro, ma francamente lo dico anche con simpatia umana, anche ai nostri amici grillini che nella misura in cui crescono sperimentano la loro crisi dell'adolescenza e quindi vanno incontro a tutti quei processi che in qualche modo sono stati già, non dico metabolizzati, ma comunque sono stati già assorbiti da noi. Quindi questo valore, che significa andare oltre se stesso, il mio punto di vista è importantissimo perché stabilisce un parametro di riferimento, ma non sarà quello che sarà da quello che io partirò, ma non sarà quello che io realizzerò. E da questo punto di vista,
lo dicevate anche, lo diceva anche bene prima il restituire, lo diceva il presidente Bertinotti, il restituire senso alle parole. Noi oggi abbiamo delle armi spuntate dalla banalizzazione delle cose, per cui sembra che diciamo le stesse cose. E non è un caso, guardate, che su tutte le agenzie di oggi pomeriggio, su tutte le agenzie di oggi pomeriggio, la frase, unica frase, perché è stato molto più articolato il discorso, la lettera che il Santo Padre ha inviato a questo convegno che c'è in questo momento in Vaticano, l'unica frase estrapolata era quella che atteneva alla più politica delle decisioni da prendere, che era quella della legge in questo momento sul testamento biologico. Cioè questa distorsione progressiva dei valori, delle espressioni, questa manipolazione anche del testimone è una delle tragedie a cui va incontro in questo momento il nostro agire politico. Perché? Perché è un tradimento. Allora, recuperare il senso della lealtà nei confronti delle parole, nei confronti di quella evidenza del fatto, dicevano gli antichi, no? Contra factum non valet argumentum, cioè contro l'evidenza del fatto l'argomento non vale. Ma noi assistiamo a una manipolazione, non vi dico niente della manipolazione dei numeri. Se pensiamo adesso al tema delle pensioni, qualcuno ha detto che era più facile intendersi sulle pensioni, ma se prendiamo la manipolazione dei numeri, ma cito una mia personale battaglia che è quella del gioco d'azzardo, dico all'amico per Paolo Baretta, ma tu, ma quanto ricavi da quel? Impossibile. Ma io ti dico, dimmi qua, non ne discutiamo, cioè, capisco che tu abbia come obiettivo prioritario la fiscalità generale, che quindi per te questa risorsa sia, ma qua, ecco, allora capito che noi siamo profondamente convinti che bisogna ritrovare anche il senso della verità. E anche questa è un'istanza forte, diciamo tra virgolette, del nostro impegno in politica. Il senso della verità, il senso della verità delle parole, il senso della verità dei significati, il senso della verità delle relazioni. Non mi puoi dire una cosa, è vero che c'è un minimo livello di ambiguità nella formulazione politica che consente di essere d'accordo, perché permette a te di intendere una cosa, a me di intendere un'altra. C'è un margine di ambiguità che rende possibile la condivisione, perché lascia a te un margine dell'interpretazione, ma non ci può essere una distorsione radicale. Allora, il cattolico non lo può permettere, perché sia il tuo sì, sì, e il tuo no, no, in un contesto di rispetto reciproco. Quindi io credo che davvero, e rubo una parola al presidente Bertinotti, che ci vuole davvero una rifondazione. Ora non sarà la rifondazione comunista, però tanto più che non è andata benissimo. Sarà però noi abbiamo bisogno di una rifondazione che si costruisca nell'unità, che si costruisca nella verità e che si costruisca davvero in una passione autentica per il bene comune. Noi abbiamo cercato di fare questo lavoro insieme e Dio solo sa se ci saremo riusciti. Grazie. Non si può dire che lui ce l'ha tenuto Francesco. Sì, senz'altro. Noi ci scusiamo. Certo. Presidente, certo. Ci scusi. Grazie tanto. Scusate. Grazie infinite, sì. I presidenti Violante e Bertinotti hanno altri impegni, purtroppo ci devono lasciare. Noi continueremo ancora per qualche minuto, se ci sono richieste di intervento, questo è il momento. Potremmo chiamare qui, per esempio, anche il mio amico Paglieri. Prego. Antonio, devi venire qua. Alessandro, vieni. Domenica è andato via. È andato via anche mio marito. Facciamo uscire chi deve uscire. Come certo. Direbbe il Presidente della Camera, uscite con ordine. Come chi deve lasciare l'aula, uscite insieme, lasciate l'aula in silenzio. Io so che sono il principale ostacolo tra chi è rimasto e il
meritato ritorno alle proprie attività, e quindi vi dico solamente tre cose in modo molto rapido. La prima è che mi autoaccuso, sono l'autore del titolo, perché Paola mi ha chiesto un titolo, quindi mi autoaccuso, e ci ho detto, la prima cosa è questa: io credo che diciamo, la diatriba tra parlamentari cattolici si risolve invertendo l'ordine dei fattori, cioè io non mi ritengo, non sono un parlamentare cattolico, forse nell'altro secolo si poteva dire così, io sono un cattolico, cioè un peccatore che fa il parlamentare, che è una cosa diversa. E quindi questo credo che sia la base di tutto, che ci ha portato a fare quel tentativo che Paolo ha ricordato, di cui anche il libro è un'espressione, cioè di dare ragione non di ciò in cui crediamo, ma una ragionevolezza delle argomentazioni che un parlamentare porta attraverso una presenza degli emendamenti. La seconda questione, mi spiace che i presidenti se ne siano andati, però capisco, riguarda uno il presidente Bertinotti e uno il presidente Violante. Il presidente Bertinotti ha detto che no alla centralità del primato della legge. Avrebbe ragione, ha ragione in teoria. In pratica, in questa legislatura, e proprio, sono proprio gli esponenti della tradizione da cui lui deriva e cui fa parte, che hanno voluto esercitare con la forza dei numeri il primato della legge. Perché noi non avremmo mai fatto leggi di questo tipo, e siamo intervenuti, per così dire, in una formula difensiva, sembravamo un po' la Svezia contro l'Italia, cioè ci siamo arroccati nella nostra metà campo e con la ragionevolezza abbiamo cercato di quantomeno insomma, dilazionare la vittoria degli altri e di far nascere un dibattito. Questo è il dato saliente dentro quel discorso della dittatura del politicamente corretto cui faceva riferimento Violante. La terza e ultima cosa è questo: il presidente Violante ha parlato della necessità di persuadere gli altri. Ci abbiamo provato in tutti i modi. La questione è che nuovamente avevamo di fronte, per esempio, un Partito Democratico assolutamente militarizzato. Io sono un parlamentare non famoso, cioè sconosciuto, ma sono qui dal 2001 e ho quindi attraversato 4 legislature. E mi ricordo che sempre in tutte le legislature precedenti, sulle tematiche di questo tipo, ci si trovava da una parte e dall'altra, con voti trasversali che si incrociavano nella libertà e con argomentazioni che si incrociavano in aula nella libertà. Io vi invito ad andare a vedere il resoconto stenografico dei lavori dell'aula, non troverete un intervento, uno, da parte degli esponenti del Partito Democratico in dissenso. Troverete emendamenti che venivano ritirati, fatti ritirare, perché potevano turbare il manovratore. Troverete una situazione nella quale la migliore espressione era non partecipare al voto finale. Allora, è evidente che è difficile persuadere gli altri in una condizione di militarizzazione della principale forza politica in questa Camera, in questa legislatura, senza ricordare l'imposizione della doppia fiducia Camera e Senato sulla legge sulle unioni civili. L'allora Premier aveva garantito la libertà di coscienza, io nel mio intervento in aula ho detto che la libertà se l'è presa tutta e purtroppo anche la coscienza. Qui questa è la situazione nella quale noi ci siamo trovati in questa legislatura. No, ho finito. No, ho un bel finale, Paolo, ho un bel finale. Non, poi non si interrompe l'emozione, diceva Beltrone, tu mi bruci il finale. C'ho un bellissimo finale perché, per stare in tema con la nostra riunione, un allievo cappuccino chiede al maestro cappuccino, dice: maestro, dice, come deve essere una predica? E il maestro gli rispose: deve avere un ottimo inizio, un'ottima fine, e fra le due parti deve passare il minor tempo possibile. Ho finito. No. Volevo aggiungere una cosa importante alla riflessione che ha fatto Antonio, ed è questa: avete sentito che quando il presidente Violante ha detto di quel complesso e difficile punto di equilibrio trovato sulla legge sull'aborto, avete sentito che la parola chiave è stata libertà di coscienza. Quanto ci siamo battuti noi
perché in questa legge ci fosse la parola libertà di coscienza. Non ne avete un'idea, non è stato possibile inserirla. Cioè, non è facile la vita, non è facile la vita, non è facile. Anche nello sforzo della mediazione vale quello che diceva prima il presidente Violante, tu devi sapere dove sta il tuo no. Anche quando sei disposto a concedere, devi sapere dove sta il tuo no. E per noi il nostro no stava nella coscienza, cioè nella libertà di coscienza del medico, nella legge. Non c'è. Prego. Non si poteva che votare no. Qualcuno vuole intervenire? Prego, signora. Scusate, il mio non è un intervento politicamente qualificato assolutamente, però forse la voce di un medico, cioè quello che viene dal popolo, ci stava bene stasera. E siccome diciamo sempre dei doveri del politico, però anche il cittadino ha il dovere di dire al politico l'esigenza che c'è tra il popolo. Ecco, io penso che molti dei guai nostri sul fine vita, ma anche sull'inizio vita, di cui si è parlato poco perché non era il tema di stasera ovviamente, derivano dalla perdita proprio di armonia che c'è stata progressiva tra il medico e il paziente. Quando all'inizio della mia professione, nel 77, non mi sarei mai sognata di dover spiegare a una persona che quella cura studiata nel mondo, quel vaccino, quella cura contro il cancro sarebbe stata una speranza, una cosa risolutiva. Oggi io mi trovo a doverlo spiegare quotidianamente. E una volta, quando io mi trovavo in una famiglia dove c'era una persona morente, la mia etica mi diceva di assisterlo, il mio essere medico ma anche cattolico cosa mi diceva? Di dire alla famiglia: siamo credenti tutti, riuniamoci un attimo in preghiera e assistiamo questa persona. Ecco, oggi questo mi è molto più difficile, non tanto per la mia testimonianza cattolica, ma quanto per spiegare che tutti debbono morire a un certo punto, è un evento naturale e non deve essere per forza colpa di qualcuno se quella persona sta morendo, perché proprio questa perdita di armonia che c'è tra l'ospedale, il pronto soccorso, la persona che accompagna il paziente, ha creato una specie di muro. E forse la politica un pochino deve agire su questo muro che si è creato. Cioè noi medici abbiamo il dovere di dire ai politici che c'è questo muro tra noi e i pazienti, dovuti ai media che criminalizzano molte volte il comportamento medico, dovuto a tante leggi politiche che fanno sì che il medico sia attento a una questione economica e non a una questione scientifica o etica. Come medico mi vogliono dire non fare questi esami di laboratorio. Io rispondo, mio nonno agli inizi del Novecento diceva con la radiologia si è passata dalla medicina dei segni indiretti a quella delle evidenze. Io non voglio tornare indietro ovviamente, non voglio tornare indietro a discapito di nessuno. Ecco, noi abbiamo parlato del fine vita, parliamo un attimo anche dell'inizio vita. È giusto fare un percorso nascite sicuro, spieghiamo però alla gente cosa vuol dire sicuro. Chiudere i piccoli reparti di ospedali eccellenti, lasciamo perdere quelli che non funzionano, di ospedali eccellenti senza pensare a una geopolitica sanitaria, oppure cercare di dialogare con gli enti locali su questo ed evitare che le gestanti vadano in mano a avventure di parti a casa, di parti in ambulanza come mi è capitato di recente. Ecco, su questo la politica può agire perché ha fatto una legge parto sicuro, seguiamola però, perché le contraddizioni di questa legge, di questo disegno, non so neanche se sia una legge, poi manifesto tutta la mia ignoranza, però ne vedo tutti gli effetti negativi. Se lo devo vedere da cattolica, io vedo che
il gesto più grande della Madonna non è quello di tenere in mano un bambino, perché l'amore qualsiasi animale per il proprio cucciolo ce l'ha. Il gesto grande è quello di schiacciare con un piede un serpente. Per cui noi, quando diciamo nascita sicura, dobbiamo assicurare la continuità della specie umana, del diritto della specie umana, e non abbandonarli in mano a degli avventurieri. Scusate se il mio discorso è molto passionale, però ripeto, prendetemi come un medico di strada che è capitato qui per caso. Non le credete, è un medico di montagna di San Candido. Se vi capita di andare in montagna a sciare le prossime settimane, troverete la dottoressa che vi assiste. Scusate, me ne stavo andando perché mi arrivano i nipotini, quindi fare la nonna è una cosa che in questo momento mi piace tantissimo. Buonasera, Serenella Pesarin, un po' la pestifera. Sono stata tanti anni nel Ministero della Giustizia, attualmente ho trattato tutto il penale minorile italiano, attualmente sono giudice minorile, ma mi interesso onoraria. Grazie Paola. Dico questo perché quando ero in gioventù ho militato nella Cristiana, poi ritenendo che non credo che si possono fare tante cose fatte bene, dovevo fare la mamma e soprattutto ho tre figli, la mia professione, dico che tutto bisogna farlo un po' a tempo pieno e non è detto che poi venga bene, visto la complessità e i cambiamenti, mi ero chiamata fuori. Adesso dal Ministero sono andata in pensione e ti ringrazio, perché ci serviva questo scossone. Noi abbiamo il dovere, se veramente siamo cristiani, io mi appello al Vangelo di Cristo, di riuscire fuori. Guardate, io vedo una desolazione in giro, una solitudine, c'è un male dell'anima immenso. E quando stare con la gente, io ti ringrazio del tuo intervento Paola, perché vedete voi, ok, qua c'era un livello di persone che avevano un percorso, un livello intellettuale, ma fuori c'è violenza, solitudine, indifferenza e grande incapacità di comunicare le emozioni autentiche tra le persone. Io preferirei, invece di parlare di persuasione, perdonatemi, perché in psicologia sociale mi sono divertita, insegno all'università. Si può costruire scientemente, chi dà la comunicazione, l'oggetto, il contenuto. Io parlo di condivisione, di circolarità. Noi abbiamo bisogno non più dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, ma di una circolarità e di un cambiamento continuo, no? Dove emozioni e razionalità trovano quella simbiosi che erano i 10 comandamenti di Cristo. Le leggi servono perché regolano un contesto civile, senza le quali non avremmo i binari. Oggi i ragazzi non hanno regole. Guardate, c'è un disagio, anoressia, bulimia, dolce morte. Gli hospice, ci servono gli hospice, ci servono i luoghi per i ragazzi, ci serve una scuola che ritorni ad educare alla non violenza, ad educare al soggettivismo, che non significa essere i Batman, ma significa essere uomini della propria dignità e delle proprie debolezze. Diciamocelo, le nostre debolezze, le nostre paure. Dobbiamo risvegliare la speranza. Per quanto mi riguarda, nel mio piccolo, ho intenzione di far risentire, di confrontarmi. Può darsi che sono folle, che ho fantasie, ma dobbiamo riniziare a parlare, a ritrovare quello che è il focolare, dove la morte e la nascita fanno parte di un ciclo di vita, dove tutto deve ritornare nella naturalezza del nostro vivere quotidiano, con le nostre grandezze e le nostre debolezze. Essere persona significa essere fragili, conservando la dignità nel dire voglio esserci, dare senso e significato alla mia vita. Grazie Paola, vi voglio bene.
Buonasera a tutti, sono Erika Emma Fodré, presidente dell'International Women's Club. Grazie moltissimo a questo intervento, grazie molto il primo intervento dove parlavamo che ognuno deve avere la fede, perché questa parte per avere un fondamento, la fede dentro ognuno parte un comportamento verso di tutti. Io non voglio prolungare, tutti lo sappiamo problematiche, tutti lo sappiamo, denunciamo questa, ma io vorrei concretezza, io voglio la soluzione, io vorrei chiedere che incontriamo e educhiamo, riportiamo la cultura, rispetto dei nostri figli, come? Incontriamo nelle scuole i genitori, noi i figli, perché i nostri figli, quelle che comportano e come stanno, perché quelle che vedono a casa, la seconda mamma, terza papà e come possiamo continuare. Se noi abbiamo un'educazione con la fede, non parliamo solamente cristiano, ebreo e parliamo così, abbiamo una fede, sicuramente abbiamo un'educazione in casa, in famiglia, che deve partire per i nostri figli. E se noi riusciamo a educare i parenti, i genitori, come educare i nostri figli, dovrebbe essere obbligatorio incontrare prima di cominciare a scuola, portare già dentro l'asilo nido e i genitori e fare dire come devono educare, come devono comportare, quali sono i valori nella società. E io penso semplicemente questa, speriamo che potrebbe essere una soluzione. È tutto qua. Grazie mille. Grazie. Ecco, solo per aggiungere rispetto davvero a questo dibattito molto, molto intenso, come poi tutto sommato i credenti, i cattolici, chi in fondo, come Paola, come parlamentari che hanno combattuto esigua minoranza in un Parlamento che era sordo, e poi hanno comunque una forza che è legata alla speranza, alla preghiera, al fatto che tanti momenti bui abbiamo avuto nella nostra società e nella nostra nazione, peggiori di questo, molto peggiori di questo, eppure alla fine il contributo dei credenti cattolici è sempre stato decisivo. Sempre, chi studia la storia lo trova dappertutto questo contributo, anche nel momento più buio. E questa è una speranza straordinaria, perché se ci crediamo davvero è probabile che anche in un momento di desolazione poi, insistendo, magari a un certo punto si trova quella formula di riaggregare, di mettere insieme un pezzo da una parte, rifare unità, e magari ricominciare piano piano a intessere, no, quella tela legata a quei principi. Non esistono i valori non negoziabili, esistono i principi non negoziabili. Facciamo anche attenzione all'uso delle parole, perché è facile dire che i valori non sono negoziabili e siamo tutti d'accordo. I principi è ovvio che non sono negoziabili, altrimenti non sarebbero principi. Ringrazio. Grazie, possiamo concludere qui, senza concludere evidentemente, perché questo è un percorso che andrà approfondito anche attraverso la lettura del libro. Si è parlato di risorgimento, possiamo anche parlare di risveglio. Effettivamente io credo che, mi auguro, tra un periodo non troppo lungo di decenni, che l'umanità si risveglierà da questo cattivo sogno. E così come oggi noi ci domandiamo ma com'è stato possibile l'orrore dei lager, l'orrore del gulag, eccetera, io spero che quanto prima il risveglio della società comporti il domandarsi ma com'è stato possibile pianificare lo sterminio di intere generazioni attraverso l'aborto, come è stato possibile ipotizzare di troncare la vita sospendendo la idratazione e l'alimentazione. Ecco, in mezzo a noi ci sono già
delle sentinelle che ci avvertono di questi pericoli, di questo risveglio. Noi ci auguriamo che sia il più ravvicinato possibile. Grazie.